Ma dai, ancora mi chiedete di fare video dove dovrei smantellare la farsa Artemis? Ma che serve? I credenti credono e basta. Non possono vedere la verità nemmeno se gliela sbattiamo davanti agli occhi. Vi ho già mostrato la farsa della nasona con le sue immagini photoshoppate nel video. Ok, divertiamoci ancora con la NASA. Vi lascio sempre il link nella descrizione. Ma iniziamo da zero. Come vediamo la luna piena dalla Terra? Brillante come questa immagine. O questa? Una bella... No, due belle lune piene, dove si vede la brillantezza. E se osservate la luna col binocolo, sembra addirittura un corpo celeste che emana luce propria. Provare per credere. Ho detto col binocolo, non col telescopio, perché per vedere attraverso il telescopio azzoppiamo la nostra vista. Azzoppiamo la profondità e inviamo solo metà delle informazioni al nostro cervello. Questa che vediamo è la Luna ripresa dal satellite, dicono, Epic, a milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Dicono. Ma credete veramente che è una immagine vera? Sì? No. Dov'è la brillantezza della Luna che si vede dalla Terra? No, dovremmo vederla così! O pensate che la faccia nascosta della Luna sia fatta di materiale diverso da quella che si vede? Ah, già, dimenticavo. Se credi, non puoi capire. Credere è nemico di conoscere. Infatti, stessa cosa vale per Artemis. Qui la nasona diffonde questa immagine, sempre comunque sfocata, con la luna color grigio topo. Ma ahimè, ancora una volta, la brillantezza della luna se n'è andata. Da come la vediamo noi dovrebbe essere così, ma non grigio topo. Va bene, sono sicuro che siccome siete credenti, pensate che sono un complottista. Ma invece sono un complottologo, punto. Non sapete che differenza c'è fra complottista e complottologo? Lo spiego sia sul libro Il Risveglio che attraverso l'indice alfabetico sotto la voce complottologo. Oh, ma che bella questa immagine, questa è a fuoco. Io comunque resto sempre della stessa idea. La Luna manca di brillantezza rispetto a come la si vede dalla Terra. Per me dovrebbe essere così. Comunque, una piccola e breve analisi fatta da un terrapiattolaro di YouTube. Prendiamo la foto originale della NASA. Dove si trova il Sole? Oh, non si vede, come possiamo saperlo? Ehi, stupida meba del prodotto inutile del sistema, osserva l'ombra che si forma sulla sfera, meglio, su qualsiasi sfera. Per formarsi in questo modo, la luce del Sole deve per forza arrivare da qui. E questo vale sia per la Luna che per la Terra, come potete vedere. Vogliamo osservare le ombre sull'ipotetica Artemis? Per fare quest'ombra, da che direzione dovrebbe arrivare la fonte di luce? Da questa parte, ovviamente. Mentre per illuminare Terra e Luna, qui arriva da quest'altra parte. E la fonte di luce su questo cilindro non è una sola. Osservate bene quest'altra ombra. La fonte di luce arriva da qui. Ciao amebe, la luna vi mostra la verità e quando riuscite a capirlo vi sentirete liberi, libere.